Tragedia sfiorata a Bari, dove crolla una palazzina vicino al teatro Purgatorio. Da tempo il capocomico Nicola Pignataro aveva denunciato il rischio che quelle mura fatiscenti costituivano solo pochi giorni fa. All'interno della stessa struttura si è sviluppato un incendio, fortunatamente senza conseguenze. Poi il disastro, e anche questa volta nessuno si è fatto male. Un vero e proprio miracolo a giudicare dalle proporzioni del crollo e dal materiale venuto giù. Andate distrutte due auto, entrambe di Nicola Pignataro, e i residenti della strada, teatro compreso, sono rimasti senza elettricità. Gravi disagi e tanta paura, ma nessuna conseguenza o danni a persone, ma poteva andare peggio. Questa mattina ho avuto un brutto risveglio. A un certo momento è andata via la luce e, cercando di capire cosa fosse successo, sono uscito e ho visto questo bailam qua. Cioè, sembrava veramente quelle frane che cascano dalle Dolomiti. Quindi abbiamo visto la strada tutta invasa dai tufi, due macchine, purtroppo due macchine, una è di mia moglie e una la macchina mia, con i tufi dentro proprio all'auto, con sfondati il lunotto posteriore, le portiere tutte entrate, insomma un umacide, e quindi non sappiamo come fare. Poi mi sono guardato intorno, ho visto il teatro, mancava la corrente, c'era anche dei fili che prendevano fuoco, e ho detto: il povero teatro mio, chissà che succederà. La zona è stata transennata e messa in sicurezza, in azione le ruspe per rimuovere i pezzi di muro finiti in strada. Si indaga ora per chiarire con esattezza le cause che hanno portato al crollo.